Buonasera, ben ritrovati al TG2000. La salute non è un privilegio per pochi, ma un diritto di tutti, eppure negata in diverse parti del mondo e in molte regioni dell'Africa. Papa Francesco parla ai medici del QAMON, ONG che opera in Africa e denuncia: in Africa, come in tante altre parti del mondo, i servizi sanitari, le cure e i farmaci sono ancora un miraggio. Sentiamo allora da Piazza San Pietro il nostro Nicola Ferrante. Buonasera Nicola. Sì, buonasera, buonasera a te Letizia, qui a Piazza San Pietro. La chiesa non è una super clinica per VIP, ma piuttosto un ospedale da campo. Così Papa Francesco, che oggi ricevi tu a mezzogiorno, ha tenuto udienza in aula a Paolo VI, ricevendo il collegio universitario aspiranti e medici missionari, più semplicemente conosciuti come il QAM, i medici con l'Africa. Tema dell'udienza, il diritto dunque alla salute, soprattutto quella di base, negata in diverse regioni dell'Africa, la denuncia di Francesco, così i poveri del mondo si ritrovano esclusi dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. Toccanti in particolare le immagini finali, gli abbracci con gli ammalati. Anche oggi a loro Francesco non ha voluto far mancare la sua vicinanza concreta. Rivediamo i momenti più significativi di questa mattinata nel servizio di Francesco Durante. Vediamo. In mezzo all'umanità ferita e dolente, per prendersi cura dei malati e dei più deboli, nei paesi più poveri dell'Africa, quelli dell'area subsahariana. È in queste periferie geografiche che dal 1950 opera la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane, Medici con l'Africa QAM, sigla che sta per Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari. 9.000 aderenti tra medici, infermieri, volontari, cooperanti e sostenitori riuniti nell'Aula Nervi hanno ricevuto l'abbraccio e l'incoraggiamento di Papa Francesco. La salute infatti non è un bene di consumo, ma un diritto universale per cui l'accesso ai servizi sanitari non può essere un privilegio. Invece in varie parti del mondo e in molte regioni dell'Africa i più poveri non riescono a pagare, sono esclusi dai servizi ospedalieri, anche quelli di base. Il QAM è impegnato a garantire l'accesso alla salute, specialmente alle fasce più vulnerabili, mamme che rischiano la vita durante il parto, bambini che non superano il primo mese di vita a causa della malnutrizione e di malattie endemiche. Una grande famiglia di volontari, definiti da Francesco buoni samaritani, che attraversano una speciale porta santa, quella che conduce dal primo al terzo mondo. E siete medici con l'Africa e non per l'Africa. E questo è tanto importante. Siete chiamati a coinvolgere la gente africana nel processo di crescita, camminando insieme, condividendo drammi e gioie, dolori e entusiasmi. Il Papa ricorda poi il fondatore dell'organizzazione, Francesco Canova, e lo storico direttore, Don Luigi Mazzucato, venuto a mancare lo scorso novembre. Due grandi testimoni di una missionarietà che conta oggi 1.560 persone inviate in Africa, 217 ospedali serviti, 163 programmi di intervento. Voi portate avanti con coraggio la vostra opera, esprimendo una chiesa che non è una super clinica per VIP, ma piuttosto un ospedale da campo. Una chiesa dal cuore grande, vicina ai tanti feriti e umiliati della storia, a servizio dei più poveri. E mezz'ora prima di entrare in aula Nervi, adesso vedrete le immagini, Francesco ha ricevuto in sala Clementina il corpo della Guardia Svizzera Pontificia all'indomani del giuramento di 23 nuove reclute che si è svolto nel cortile di San Damaso ieri pomeriggio, nel giorno in cui si commemora la morte di 147 soldati elvetici durante il sacco di Roma. Presenti anche i familiari e gli amici delle Guardie Svizzere, a cui il Papa ha ricordato il senso alto del loro lavoro,
crescere, cioè nella fede, sperimentando il volto universale della Chiesa. Poi Francesco ha esortato le guardie svizzere a cogliere il tempo del loro servizio per fare esperienza di fraternità. Valorizzate la vita comunitaria, ha detto, testimoniando gentilezza, spirito di accoglienza, altruismo e umanità verso tutti. Con questo a Piazza San Pietro ho concluso e restituisco la linea allo studio. A te, Letizia. Grazie, grazie Nicola. Adesso andiamo al Brennero, dove circa 500 black bloc hanno causato violenti disordini durante una manifestazione contro le barriere anti-migranti. Ferito un poliziotto, fermati alcuni dimostranti e proteste anche dalla parte opposta del nostro paese, a Lampedusa, ma in questo caso da parte di un gruppo di immigrati. Federico Plotti. Vestiti di nero, volto coperto dal passamontagna, sono circa 500 gli attivisti dell'ala più dura del movimento No Borders che si sono ritrovati oggi al Brennero. Sono anarchici, antagonisti, arrivano da diverse regioni italiane, ma anche dall'estero, soprattutto da Germania, Spagna e Grecia. Protestano contro le barriere anti-migranti che l'Austria vuole erigere al confine con l'Italia. Era annunciata come la manifestazione più dura di quelle già andate in scena al valico del Brennero e così è stato. Cariche della polizia con manganelli e lacrimogeni. Le forze dell'ordine hanno dovuto usare le maniere forti per arginare l'impeto dei manifestanti. Fermi! Non picchiate! Non toccate! Nessuno ti fa niente, stai tranquillo. Ferito un poliziotto e alcuni antagonisti sono stati fermati mentre il corteo occupava l'autostrada e i binari del treno proprio al confine. Intanto sul fronte diplomatico e politico, dopo le tensioni degli ultimi giorni, tra Austria e Italia la situazione sembra oggi molto più rilassata, soprattutto dopo che da Vienna sono arrivati segnali di distensione. Al Brennero non ci sarà nessun muro e il confine non verrà chiuso, ha detto il neo ministro degli interni austriaco. Sarà così però solo se l'Italia farà i suoi compiti, cioè maggiori controlli prima che i migranti arrivino al confine con l'Austria. E un'altra protesta dai toni decisamente diversi è andata in scena a Lampedusa. Niente anarchici, niente antagonisti né black bloc. Nella piazza principale dell'isola siciliana sono stati gli stessi ospiti del centro di accoglienza a manifestare pacificamente il loro malumore. In maggioranza sono eritrei e vogliono andare via dall'hotspot di Lampedusa, che definiscono una vera e propria prigione. Intanto, complice la bella stagione e certamente anche la chiusura della rotta balcanica, sempre più persone decidono adesso di guadagnarsi l'Europa tornando ad attraversare il Mediterraneo, destinazione Italia. Nelle ultime 24 ore sono quasi 1800 i migranti soccorsi nel Golfo di Sicilia dalle navi della Marina Militare Italiana. Ed ora l'orrore in Iraq, dove sono state scoperte oltre 50 fosse comuni nelle zone un tempo controllate dallo Stato Islamico. Decine i corpi ammassati sottoterra e secondo le prime ricognizioni le vittime sarebbero yazidi, soldati e donne. Maurizio Dischino. Orrore su orrore in Iraq. Le prove dei crimini atroci commessi dai jihadisti aumentano sempre di più man mano che si setaccia il territorio riconquistato all'ISIS. Negli ultimi mesi, infatti, sono state scoperte altre 50 fosse comuni in diverse zone dell'Iraq. A Ramadi, in un solo campo di calcio, il 19 aprile scorso ne sono state rinvenute 3 con i resti di 40 persone. Le fosse comuni ritrovate a Sinjar, Anbar e Tikrit nascondevano anche corpi della minoranza yazidi. È doloroso il rapporto fornito al Consiglio di sicurezza dell'ONU dall'inviato speciale Jan Kubis, il quale ha detto che bisogna condannare nei termini più forti possibili le continue uccisioni, rapimenti, stupri e torture dell'ISIS che possono costituire crimini contro l'umanità, crimini di guerra e anche genocidio. Secondo Kubis, inoltre, nonostante i progressi costanti e notevoli contro l'ISIS, il gruppo rimane ancora un nemico forte che regola costantemente le tattiche e gli attacchi. I fondamentalisti, ha poi aggiunto l'inviato ONU, non fanno altro che trarre beneficio dall'instabilità politica e dalla mancanza di riforme al Parlamento di Baghdad. Parlando della paralisi politica, Jan Kubis ha anche inviato un messaggio. La stabilità, la sicurezza e l'unità dell'Iraq non possono prescindere da un sistema inclusivo e paritario. Messaggio rivolto all'ONU e anche ai politici iracheni. L'inviato speciale dell'ONU ha poi fatto notare che la crisi umanitaria dell'Iraq è una delle peggiori di questi anni, con 10 milioni di persone che necessitano di aiuti e altri 2 milioni di sfollati che potrebbero aggiungersi entro la fine dell'anno.
E restiamo in Iraq, dove in attesa che la coalizione internazionale lanci l'operazione per riconquistare Mosul, nei giorni scorsi peshmerga curdi supportati da 500 giovani volontari cristiani hanno fermato l'avanzata dei soldati del cosiddetto Stato Islamico che avevano attaccato un villaggio nella piana di Ninive. Nel servizio di Massimiliano Cochi l'appello del parroco di Al-Kosh, la più importante città cristiana irachena, alla comunità internazionale: occorre intervenire presto. Sentiamo. I cadaveri sono ancora lungo le strade e ovunque sono visibili segni dei combattimenti. Per un giorno e mezzo qui a Tuluskof, a 30 km da Mosul, si è combattuta una delle battaglie più dure della guerra contro l'ISIS. Mattina del 3 maggio, alle 3 del mattino, l'ISIS ha attaccato la zona di Tuluskof con più di 20 autobombe con carri armati e più di 150 uomini armati. A Tuluskof, villaggio cristiano della piana di Ninive, vivevano 12.000 persone. Nell'agosto del 2014 fu conquistato dall'ISIS e anche se poi è stato riconquistato dai peshmerga curdi, da allora non ci vive più nessuno. L'ultima volta che eravamo stati qui avevamo incontrato i ragazzi cristiani che si sono arruolati come volontari nella milizia Ninive Unit Plain, studenti, commercianti, impiegati artigiani che hanno deciso di imbracciare vecchi fucili per combattere a fianco dei peshmerga e difendere le loro terre. È la mattina, mentre un gruppo di loro, di tre ragazzi armati che volevano andare alla loro guardia di giorno, si sono incontrati proprio con questi carri armati dell'ISIS in mezzo alla città di Tuluskof. Tre di loro hanno cominciato a sparare. Sono stati feriti e hanno dovuto lasciare la battaglia e scappare fin quando sono arrivati qui ad Al-Kosh. Queste sono le immagini della battaglia, ce le hanno inviate i ragazzi che erano lì. A combattere l'ISIS ci sono i peshmerga curdi e 500 ragazzi arrivati dal Kosh, la città simbolo dei cristiani iracheni, che dista meno di 10 chilometri. Ci sono poi anche alcuni militari americani, almeno uno è visibile in queste immagini. Abdul Kashman racconta che gli americani erano arrivati con quattro pick-up e che durante i combattimenti uno di loro è stato ucciso da un cecchino. La battaglia è durata più di 15 ore. Tutti i 150 combattenti dell'ISIS sono stati uccisi, ma molti morti si contano anche tra le fila dei peshmerga curdi. Questo è il fronte da cui dovrebbe partire l'offensiva per riconquistare Mosul, la roccaforte del Califfato Nero. Ma mentre la coalizione discute su tempi e modi dell'intervento, a combattere in prima linea ci sono ancora soldati male armati e giovani volontari cristiani determinati a difendere le terre che abitano da oltre 2000 anni. Noi facciamo questo appello perché se non arrivavano gli aerei americani e della coalizione, a quest'ora nessuno poteva rimanere ad Al-Kosh, nessuno poteva più liberare Tuluskof. E allora bisogna affrettare i tempi per liberare Mosul, perché quello che abbiamo sentito è che l'ISIS, quando perde una battaglia, si ricomincia a organizzare un'altra più forte, più potente. Parliamo ora di fisco e delle cartelle che arrivano a casa nel periodo delle ferie, giorni o settimane in cui decorrono i termini per pagare. Tutte scadenze però di cui a causa delle ferie non siamo a conoscenza. Per venire incontro ai cittadini è in arrivo una moratoria di un mese per gli avvisi fiscali consegnati nel mese di agosto. Lo annuncia il vice ministro dell'economia Luigi Casero. In pratica i cittadini avranno 4 settimane in più per rispondere alle notifiche consegnate in quel mese. La novità è inserita in un prossimo pacchetto di semplificazioni fiscali. Ma moratorio no, tasse e multe sono comunque da pagare alla fine. Potrebbe essere diverso il discorso riguardo alle possibili nuove detrazioni nella prossima dichiarazione dei redditi. Nel 730 sono tante, dalle più note come le spese mediche o le medicine o le rette della mensa scolastica statale, quelle più insolite come i tatuaggi permanenti delle sopracciglia. Allora vediamole insieme a Pierluigi Vito. Buone notizie in vista del 7.30. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato una serie di nuove detrazioni possibili oltre alle tante già note, dagli scontrini della farmacia alle ristrutturazioni edilizie. Partiamo dall'istruzione. Sarà possibile scalare l'importo speso per le mense scolastiche. Occorrerà presentare le ricevute dei bollettini postali o dei bonifici bancari. Oppure, se si è pagato in contanti o con bancomat, un'attestazione da parte del comune o della scuola, a seconda di chi ha incassato i pagamenti.
Circa l'istruzione universitaria, detrazioni sono previste anche per le tasse versate per le iscrizioni ad atenei stranieri o telematici, come pure per i corsi di teologia degli atenei pontifici. Il capitolo sanità si arricchisce delle voci legate alla crioconservazione degli embrioni ed ovociti e alla fecondazione assistita effettuata all'estero. Le spese saranno detraibili, purché corredate da certificazione della struttura sanitaria a cui ci si è rivolti, attestante che siano state osservate le disposizioni della legge 40. Per quanto riguarda invece le ristrutturazioni, si potrà portare in detrazione il 50% degli importi legati all'installazione di nuovi contatori per il riscaldamento. Si arriva al 65% se contestualmente si è cambiata la caldaia condominiale. Infine i bonus IRPEF, i cosiddetti 80 euro. L'Agenzia delle Entrate ricorda che se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. Ciò dovrà essere indicato nella casella Casi particolari. La cronaca, il sindaco di Livorno Filippo Nogarin del Movimento 5 Stelle ha ricevuto un avviso di garanzia per bancarotta fraudolenta per la vicenda legata alla società di gestione dei rifiuti. Nogarin si dice pronto a dimettersi nel caso che durante le indagini preliminari dovesse emergere una condotta contraria ai principi del Movimento 5 Stelle. L'inchiesta è la stessa che ha portato ad un avviso di garanzia il 18 aprile per l'assessore al bilancio Gianni Lemmetti, anche lui 5 Stelle, insieme ad una decina di persone. Quella appunto sull'azienda municipalizzata cittadina travolta dai debiti che l'amministrazione Nogarin aveva ereditato dalla passata giunta comunale a guida PD. Debiti che gli amministratori 5 Stelle avevano deciso di non ripianare, chiedendo e ottenendo il concordato preventivo in continuità e portando i libri contabili in procura. E andiamo ora in Spagna, da dove arriva una dura presa di posizione contro l'utero in affitto. A denunciare i rischi un gruppo di femministe che ha deciso di denunciare chi sostiene queste pratiche e commercio di essere umano. Cesare Caboni. È una pratica di commercio di esseri umani. Con questa chiara presa di posizione anche le femministe spagnole, dopo quelle francesi e statunitensi, bollano l'utero in affitto. L'occasione viene dalle polemiche in merito alla fiera Surrofer, la fiera della cosiddetta gestazione surrogata che si svolge oggi e domani a Madrid. L'obiettivo della fiera è di diffondere notizie e mettere in contatto possibili genitori con speculatori, cioè le aziende della riproduzione artificiale, insomma far incontrare i desideri con il business. È chiaro anche l'intento di cercare di aprire un varco nel mercato spagnolo bloccato dal divieto fino ad oggi di praticare la gestazione surrogata, che lo ricordiamo consiste nel pagare una donna affinché porti in grembo un bimbo che poi le verrà tolto al momento del parto per essere dato ad una coppia pagante. Nel 2015 più di 700 famiglie spagnole, tra coppie e single, hanno pagato madri in affitto, ma in Inghilterra, Francia, Grecia o Russia. Ecco allora che il Partito Femminista de España, esistente dal 1975 e oggi confluito in Izquierda Unida, ha denunciato gli organizzatori della fiera per traffico di persone, sostenendo che questo tipo di maternità è assimilabile ad una pratica di commercio umano, di vendita di figli. Dietro tutto questo le femministe vedono lo sfruttamento di donne che, per gravissime necessità economiche, affittano il proprio utero in cambio di denaro, insomma un commercio che paragonano allo sfruttamento sessuale. Tutto messo nero su bianco in una denuncia presentata in tribunale. Interessante infine anche la critica da parte delle femministe al linguaggio usato ormai da media, politica e opinione pubblica, un linguaggio che nasconde la gravità della questione dietro le tenui e coprenti definizioni, gestazione surrogata, procreazione assistita. Chiamiamo le cose col loro nome, dicono le femministe, non nascondiamoci, maternità surrogata, utero in affitto e procreazione artificiale. Ed ora una storia che arriva da Fossano in Piemonte, un modo originale di declinare la solidarietà. Si chiama L'Officina del Possibile ed è un magazzino che raccoglie roba usata e la fa rinascere a nuova vita. E a farlo persone che attraverso questo lavoro si incontrano, dialogano e tentano di uscire dalla povertà, dal disagio e dall'isolamento. Vediamo. Questa roba qua già metterla dentro. Ok, questa qua se vuole la può mettere. Ok. Questo qui. Allora, poi adesso può scegliere tante cose, quello che vuole. Che è un incrocio di persone e cose in cerca di nuove strade, un luogo dove recuperiamo le cose che la gente butterebbe via e dove aiutiamo le persone che sono cadute in difficoltà a rialzarsi. Per noi è una scommessa imprenditoriale perché dobbiamo stare in piedi con questo negozio e pagare le persone con la speranza di ridare dignità e lavoro a chi ha voglia di rimettersi in carreggiata.
Fossano, Cuneo, 500 metri dove cose e persone si incontrano e costruiscono nuove strade. È l'officina del possibile. Si restaura, si ricicla, si ricomincia. Abiti, mobili, giochi, pentole, rimessi a nuovo, pronti per le altre famiglie. 17 organizzazioni insieme alla Fondazione Noi Altri, banche, l'8 per 1000, la Caritas, una ventina di volontari che restaurano e tutti intorno il social market. Poco più in là, vite che tentano vie d'uscita dal disagio e dalla povertà, laboratori per persone in difficoltà economiche, ma anche psichiche. Pezzi di storie che riprendono il largo e l'officina dove tutto sorride, si dà, si riceve e nulla si distrugge, un'occasione di dialogo tra brandelli di sofferenze che stringono altre mani, le nuove frontiere della solidarietà. L'utilizzo delle cose aiuta le persone a crescere e a far sì che le cose siano gli strumenti di incontro, ecco, no? E non solo degli oggetti. Poi sono anche degli oggetti, si spera, anche belli. Era questo l'ultimo servizio, ma non andate via perché subito dopo la pubblicità torniamo in diretta insieme a Giampiero Spirito al suo Sport 2000, che questa sera ha un ospite d'eccezione, la famosa cantante Annalisa Minetti, che parlerà della sua esperienza di campionessa paralimpica e testimonial del motociclismo per disabili. Grazie per averci seguito, rimanete con noi.